Ci siamo, eh? Ah, infatti volevo dire, vogliamo arrivare in ritardo? Beh, come matrimonio, la sposa si deve far aspettare. Ciao a te, grazie che mi sostituisci. Figurati, mi diverto. Va bene, ci vediamo dopo. Ciao. Pronti, partenza via? Via. Siamo nella capitale, per la prima volta l'Imbucata nel Sopraceneri. Ci ospiteranno gentilmente, anche perché non hanno avuto altra scelta, Michael Ngoi e la sua famiglia, più eventuali amici, qualora avesse voluto invitare qualcuno. Non so chi mi aspetto. So che ha figli, quanti non lo so, e appunto, secondo me, bisognerà usare anche un po' di francese, perché non so se tutta la famiglia parla italiano. Quindi magari c'è anche qualche specialità francese, le fromage. C'ho già fame, si capisce? Tra l'altro pranzo oggi, non cena, quindi bene, sono più attiva, sono più sveglia, non mi viene l'abbiocco. Allora, 20, ah ma guarda, è già là, lo vedo. Ah, secondo te cosa suono io? Ah, suono Matt D'Agostini invece di Ngoi. Facciamo irruzione da D'Agostini. Ah. Certo che se io spingo e bisogna tirare. Ciao! Chi sei tu? Jimmy. Ciao Jimmy, io mi chiamo Serena. Piacere. Ciao! Ciao! Come stai? Bene tu? Bene, grazie. Michael Ngoi, difensore. Nato a Losanna il 10 gennaio del 1982. Comincia la sua carriera a Losanna, con cui nel 2001 conquista la promozione nella massima lega svizzera. Ha disputato 11 stagioni con la maglia del Friburgo. Dal 2016 è un giocatore dell'Ambripiotta, stato attuale pasticcere e chitarrista. Grazie, ciao, grazie dell'invito, permesso. Ciao! Ciao, Michelle. Piacere, Serena. Che bei capelli che hai, Evi. C'è ancora un'altra perusta dormendo. Sì, piccolina. Sì. Una bambina? Sì. Allora dobbiamo fare piano. Sì, possiamo andare fuori. Ok. Sì. Ma sembra di stare in vacanza. Ma là dentro si salta? Dobbiamo tenere. Ah, mi fate vedere? Ma gli adulti possono saltare qui dentro? Sì, anche. Certo. Tu sai che io tra poco salterò insieme a loro, vero? Da che parte si entra? Wow, ma che meraviglia! Ma io posso stare qua tutto il pomeriggio! Non torno più al lavoro, ciao Teleticino! Ah, è fantastico! Sul tappetone elastico, yeah. Il più importante qui, sì, non c'è allenamento, dunque ci fa piacere. Un po' di vino poi fa bene anche alla salute. Esatto. Salute! Cin cin! Grazie. Salute. E voi? Oggi non è il giorno per guardare che cosa. Va bene. Mangi, ah, dopo... che cosa avete preparato? Facciamo un barbecue, però dopo per il dessert. Ah. Qualcosa di particolare. Sei che tu io, che fai il dessert? Sì, che farò tutto. Dall'inizio alla fine. Ah, oh, fantastico. Ho già preparato. Non ho ancora, ancora fatto, però preparo tutto. È una crepe? No. Oh, ok. No. Avevo pensato a fare le crepe perché è francese, ma. Sì. No, è un tocchino al cioccolato. Fatto a casa, molto buono.
veramente. Sì, sì. Ma tu fai il giocatore di hockey o il cuoco? L'anno scorso avevo molto tempo libero, dunque facevo sempre tortino a cioccolato per tutta la squadra. Tutta la squadra? Sì, 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 per alcuni mesi, sì. Un mese o due mesi ho fatto quasi tutti i giorni e portavo tutto nel spogliatoio. Ah, che squadra fortunata. Ah, sì, era... Ma se lo meritano? Oh, sì, sì, perché perché lo, a loro è piaciuto tanto, tanto, dunque ho detto sì. Che ancora un po' di no, più. E io non posso mangiare ogni giorno il cioccolato. Ah, no. Allora. E lei dopo mi ha detto di smettere perché sì. voleva mangiare tutto. Ah, quindi c'è il barbecue. Uh-huh. Okay. Mm-hmm. Filetto di manzo. Mm-hmm. Abbiamo scoperto salsicce con formaggio dentro, incredibile, okay. Incredibile, veramente. Ma dove l'avete scoperto? Qui è Miro Cop, però non avevamo mai mangiato questo prima, incredibile. Che si scioglie il formaggio dentro? Esatto, veramente. Questo con allora filato di manzo. Stasera non mangio niente. Non mangio. Andrò a letto senza cena dopo tutto quello che ci sarà qua da mangiare. Questo da casa. Wow! Attenzione. Dove sono le salsicce? Sono una cassella. Oh, oh, problema di organizzazione. Veda, le saucisses au fromage, t'as pas acheté? Mais non, mais je pensais que t'avais été acheté. J'ai dit le bœuf, j'irai acheter. Mais non, j'ai rien acheté. Non si mangia, pietà. Non, 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 la carne, però le salsicce al formaggio. Le famose. Cioè, esatto. Le famose che dovevamo provare, ma non ci sono. Questo ti costa una secondo pranzo, sappi. Ma come? Io mi aspettavo le salsicce con dentro il formaggio. Adesso torneremo apposta solo per mangiare quello. Prendere il cronometro perché non posso sbagliare la cottura, dunque ogni parte dovrebbe essere tip top. Dovrebbe essere al sangue. Spero che non mi sono sbagliato. Dunque. Un pezzettino di carne, che bontà. Allora facciamo metà. Tac. Mamma, a mamma diciamo sa. No, come bisogna fare. Attenzione, vuoi un po' di pasta? Sì. E buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. No. E una appetito. E una tele. Allora. Se mi fai power play e inferiorità numerica, come mi hai cucinato la carne, siamo a cavallo. Allora, io volevo sapere un po' di cose, no? Sì. Prima di tutto, perché parli italiano? A scuola, 20 anni fa. Ah, ieri. Sì, no. No, più di 20 anni. Avevo 14 anni, avevo preso a scuola l'opzione lingue, okay. Dunque c'era l'italiano, perché però quando sono arrivato qui non potevo più parlare una parola di italiano perché c'era più di 20 anni che non avevo parlato italiano, però tutte le regole, tutta la grammatica la conoscevo. Siamo rimasti 11 anni a Friburgo, okay. E prima di questo 4 anni di Losanna, sono di Losanna e abbiamo detto ok, adesso
il contratto scade, è l'ultimo momento per partire. E quando ci siamo abbiamo parlato di questo, il Hans Cosman mi ha chiamato e abbiamo detto è il momento di andare. Dunque abbiamo detto che andiamo lì almeno 2 anni, perché ho firmato 2 anni, però dobbiamo assolutamente parlare italiano, imparare l'italiano. Dunque siamo venuti qui dicendo dal primo giorno prenderemo lezioni, facciamo sforzi tutti i giorni per imparare cose nuove in italiano, perché era lo scopo anche di venire quella lingua italiana, anche e soprattutto per i bimbi, perché Jimmy ha imparato l'italiano così in 1 anno solo. Ma parla benissimo. Lui il settembre scorso ha cominciato l'asilo e non poteva parlare italiano. Alcuni mesi. E come faceva a scuola con gli altri? I bambini sono fenomenali. Incredibile, veramente. Questa età è più facile, sono piccoli e sono ancora molto gentili e più facile. E adesso quando vediamo i risultati è incredibile, veramente. Però siamo venuti in Ticino per un'altra cultura, per vivere qualcos'altro, veramente per la lingua italiana. Dunque abbiamo detto che dal primo giorno che arriviamo qui facciamo tutto possibile per imparare, non parliamo mai francese, solo con i bimbi, se no tutto in italiano, quando dobbiamo chiamare l'amministrazione Ticino, quando andiamo dal dottore, dal pediatra. Papi, quando... Vivi. Quando facciamo tutto in italiano, adesso è quasi tutto in italiano, perché sappiamo che non rimaremo qui per sempre, questo lo sappiamo, dunque vorremmo trovare un modo per loro di potere, perché se per esempio torniamo la prossimo anno, per loro non so se Jimmy forse tra 2 anni si ricorda, quello è un po' la peccato, sì, è peccato, sì, esatto, però troveremo un modo per lui di... E non c'è modo di rimanere qui? Per il ok è sicuro che io sarò l'embrione, perché ho adesso 36 anni e mi sposterò di... Come se fossi vecchio, no? 36 anni. No, beh, io sono il più vecchio nella squadra e sono uno dei più vecchi nella Lega, però adesso dico che non mi sposterei, non voglio andare a Trento. So da un parte in Svizzero tedesco solo perché una stagione è 10 mesi, eh? No, 9 mesi. Dunque spostare tutto e bimbi andare a fare in un'altra lingua non vale la pena, perché io non giocherò ancora 3-4 anni, quello è sicuro. Per me adesso ancora è la priorità, è l'ok, vabbè, è sicuro. Dopo questo va bene farlo vedere anche a Filippo e sapere che, sì, che la priorità è ancora l'hockey. Sì. No, perché è sicuro che adesso poter giocare ancora a 36 anni è un privilegio. Beh, c'è chi è andato anche oltre i 40, no? Quelli dietro, quanti ne aveva? Ah, sì, molti. Però io vorrei smettere di giocare quando sono ancora al top, perché non voglio ancora giocare, perché non posso fare niente altro, sai. E cosa vorresti fare dopo? No, buona domanda. Non so, vorrei... mi piacerebbe aprire una scuola per gli sportivi. Ok. Perché il problema è che per gli sportivi è difficile di fare qualcosa. Per esempio, io quando giocavo a Losanna, ero di Losanna, studiavo a Losanna, dunque ho potuto fare tutti e due perché ero giovane. Il lunedì non andavo all'allenamento perché ho detto ho 19 anni, devo studiare. Loro hanno detto di sì. E quando mi sono spostato a Friburgo ho avuto un contratto professionale, loro hanno detto Mitch, devi scegliere, non puoi giocare e andare all'università, perché l'università prende 100% del tuo tempo, è difficile, esami, tutto questo, e anche lo che abbiamo tempo libero, però comunque a 100%, dunque non è possibile.
Io parlo molto con gli altri giocatori e ci sono tanti che vorrebbero fare qualcosa, studiare, però non c'è la possibilità, non c'è niente. Sì. Perché devi scegliere sia fai... O fai lo sport, esatto, o fai lo studio. E invece in Canada e in America tutti possono fare tutti e due, perché per esempio in America se vuoi essere pro devi andare alla scuola prima. Ah certo, high school, sì. High school, sai, sì, sì, sì. Tutti i superstar sono tutti, hanno fatto il collegio, è una, devono, non hanno una scelta, però qui non c'è questa cultura dello sport, devi scegliere. E per me sono riuscito a fare studi perché ho incontrato un direttore di una scuola che voleva dare una possibilità ai giocatori di fare qualcosa. Sì. Quello che ho fatto si chiama in italiano brevetto federale. Okay. Brevetto federale in business management. Okay. L'ho fatto durante 4 anni, ho finito l'anno scorso. Dunque, cioè studiavi di notte? Come un pazzo, tutta veramente. Tutta la, fino alle 10 della sera. Sì, era un incubo con 3 bambini. Lavorare, gli allenamenti, no, era molto difficile, però ce l'ho fatta. Sono sì, molto. Però questo direttore ci ha dato la possibilità di fare, di continuare, perché quando ci siamo spostati a Friburgo, a Lambri, non potevamo più andare alla scuola a Friburgo. Perché tu dovevi andare fisicamente alla scuola. Esatto, però lui ha trovato un modo per noi di poter seguire ancora le lezioni, dunque okay. Ha messo 3 camere, videocamere nella classe e era come se fossimo in streaming. Esatto, okay. Era molto incredibile. Che bello! E quello è qualcosa che vorrei fare, sì. Dare la possibilità ai giocatori, non solo hockey, però tutti gli sportivi. Esatto, di fare una scuola. Allora, bravo, perché stai pensando al post carriera e siccome sappiamo che è molto difficile, la tua idea ci piace un sacco. Di cucina, no? Ha inquadrato il forno e poi fa un taglio e sono passati 11 minuti e tutto pronto, tutto fatto. E noi facciamo così, fai uno schiocco con le dita. Sì. No, come? Ah, il tuo. Pazzesco. Mila, è super buono. Ok, cioè non potete capire che cosa sono questi tortini al cioccolato con il gelato e la panna montata. Io torno a casa rotolando. Fisso. Siamo a Bellinzona, ma è come se fossimo in campagna. Jimmy e Devi mi salutano appena sbuco dietro l'angolo e sto già saltando con loro sul trampolino. Voto all'accoglienza 6. Aperitivo, carne morbidissima, cotta al punto giusto. Peccato per le salsicce ripiene di formaggio che avrei assaggiato volentieri. Ma signori, che tortino al cioccolato! Voto al cibo 5,5. Con 3 bimbi il trambusto è assicurato, ma era tutto sorprendentemente in ordine, il prato ben tagliato e la curiosità di Jimmy era disarmante. Voto all'ambiente 5,5.
Gli ingredienti preparati sul piano cucina pronti per creare il tortino erano degni delle migliori trasmissioni culinarie. Voto all'organizzazione 6. Thank you.